Grazie, dottore. Cedo la parola al signor Sindaco. Prego. Grazie, Presidente. Ho preso velocemente qualche appunto sulle presunte doglianze del consigliere Abate, nonché ex assessore al bilancio. Parto con la rimostranza riguardante la collaborazione. Mi vuole ricordare al consigliere Abate che solo quest'anno è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali con così largo anticipo la documentazione di bilancio, e lui lo sa benissimo, ma inoltre ho portato, e c'è prova nel verbale della commissione consiliare, commissione bilancio, che ho portato brevi mano io personalmente ancora una bozza informale del bilancio e l'ho sottoposta alla commissione prima del deposito ufficiale in segreteria, che consente ai consiglieri comunali nei 20 giorni successivi, e non dovrei insegnarlo io, di studiare la documentazione e arrivare anche a proporre eventuali emendamenti a quello che deve essere necessariamente poi un documento ufficiale, dal quale, dal deposito del quale inizia a decorrere, appunto, si individua il DSA quo dal quale decorrono i 20 giorni da mettere a disposizione dei consiglieri, appunto, la documentazione riguardante il bilancio. Voglio sorvolare su questo perché la risposta è nei documenti, e voglio passare alla lotta all'evasione. Voglio ricordare, in merito alla lotta all'evasione, che i 500.000 euro, ma l'ho già detto, forse non mi ha ascoltato o era distratto, i 500.000 euro di lotta all'evasione sono un dato ampiamente sottostimato, essendo stati emessi accertamenti al 31/12 pari a 735.000 euro. Quindi non solo abbiamo 235.000 euro di accertamenti emessi in più rispetto a quelli messi in bilancio, quindi in maniera prudenziale, è una grossa percentuale di riduzione prudenziale, abbiamo anche l'accantonamento al fondo crediti dubbi esigibilità. Per quanto attiene all'alienazione dei beni, il consigliere Abate ci indica l'alienazione dei beni della 167, dei sacramentini, e ci indica l'assenza del nulla osta della soprintendenza su dei beni sottoposti a vincolo. Ho già risposto a questa domanda, ma non mi sottrarrò alla ripetizione. Per quanto riguarda i beni della 167, fornisco all'ex assessore anche al patrimonio, nonché al bilancio, il dato relativo alla riscossione del 2020, dove, per quanto riguarda gli immobili della 167, non è vero che sono tutti occupati, è stato pagato la cifra di oltre 10.000 euro, ragion per cui oltre la metà dell'affitto è stato già riscosso ed è nelle casse comunali. Per quanto riguarda i sacramentini, l'attività di vendita esecutiva è il momento in cui si presenta alla soprintendenza la domanda di nulla osta, unitamente alla valutazione estimativa esecutiva degli immobili. Quindi spero di essere stato chiaro circa la procedura, che non può essere ribaltata. Per quanto riguarda invece, e voglio tornare all'evasione, alla preoccupazione circa la lotta all'evasione di 500.000 euro messa a bilancio 2020, è riguardante l'annualità 2015. Mi fa piacere questa preoccupazione da parte del consigliere Abate, che però, e qui la domanda mi sorge spontanea, mi deve dire
a pari livello di preoccupazione che cosa ha fatto per i 20 milioni di euro di crediti riguardante quelle annualità, quando ha fatto per 6 anni l'assessore al bilancio. E di qui mi devo per forza riallacciare, per onore di onestà e di completezza espositiva, a quanto riguarda, per quanto riguarda la procedura di alienazione degli immobili. Lo stesso ha ricoperto il ruolo di assessore al patrimonio, nonché al bilancio, quindi metteva le poste in bilancio e curava la produttività del patrimonio dell'ente, e mi viene spontaneo dire che nella risposta al quesito della Corte del Ministero verrà detto, che cosa verrà detto al Ministero circa le attività volte alla valorizzazione e alienazione del patrimonio comunale, che nulla è stato fatto in passato, quando assessore al patrimonio era il consigliere Abate, e che oggi si intende innanzitutto aggiornare, e l'abbiamo già fatto, quindi possiamo dire al Ministero di aver aggiornato il piano di valorizzazione e alienazione degli immobili, e si vuole dare corso a tutte le attività. Perché negli scorsi 6 anni l'unica attività che è stata posta in essere, e non voglio puntare il dito contro nessuno, è stata quella di produrre gli atti di vendita di un terreno, atti di vendita che poi hanno prodotto una asta deserta, quindi non si è riusciti a vendere. Nel piano delle alienazioni, oltre ad inserire e togliere immobili, abbiamo aggiornato sommariamente, anche perché la valutazione estimativa in aumento e in diminuzione verrà fatta con gli atti esecutivi di vendita, anche il valore di quegli immobili, che ci sembrava troppo elevato. Non deve dimenticare il consigliere che lui ha proposto al Consiglio Comunale, che poi ha approvato, un piano delle alienazioni che per quegli immobili prevedeva un valore di 155.000 euro. Quindi abbiamo ridotto di un terzo il valore di quell'immobile. Dovesse essere anche troppo alto, lo deciderà un tecnico con la valutazione estimativa durante gli atti esecutivi di vendita. Ho preso qualche altro appunto. Per quanto riguarda la spesa degli amministratori, mi fa specie da un assessore al bilancio che ha seguito l'attività di piano di riequilibrio e quindi di predissesto che ci ha portato al dissesto, aver monitorato una riduzione importante della spesa riguardante gli amministratori ed oggi fa finta di non saperlo. È stata predisposta dagli uffici una puntuale relazione dove dal 2004 vengono elencati i costi degli amministratori del comune di Lucera, che si sono esponenzialmente ridotti rispetto a quelli del passato, e questa amministrazione non ha alcuna intenzione di farli aumentare. Poi delle due l'una: il consigliere Abate si sforza tanto ed invoglia l'amministrazione a nominare un altro assessore, però dice all'amministrazione contemporaneamente: riduciamo i costi della politica. Che l'ha detto sto fatto? Se posso concludere, Presidente, perché non ho interrotto e non interrompo. Consigliere Abate, la prego di non intervenire interrompendo il sindaco. Chiedo scusa, Presidente. Oh. Di qui vado avanti. Per quanto riguarda il gas, quindi le entrate riguardante il gas, non sono previste come somme da consegnare ai revisori i proventi di questa attività. E per quanto riguarda i 98.000 euro previsti nel titolo terzo del nostro progetto di bilancio stabilmente riequilibrato, abbiamo
motivato, perché ogni scelta politica è sorretta poi da una motivazione logica, abbiamo motivato il perché rispetto al titolo terzo non sono stati fatti accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, riportandoci al precedente parere dei revisori e riportandoci, perché poi questa è la dialettica sia tecnica che politica, perché noi facciamo diciamo tutte le considerazioni del caso, riportandoci all'analisi già effettuata dal Ministero circa l'accantonamento del titolo terzo rispetto al fondo crediti di dubbia esigibilità, dove il Ministero rispetto a un accantonamento pari a zero nel progetto di bilancio stabilmente riequilibrato fatto e proposto dal precedente assessore al bilancio, proprio per quella parte nulla ebbe a che dire rispetto a un accantonamento zero. Quindi la domanda è questa: rispetto a una cosa fatta bene e rispetto a una cosa dove il Ministero non ha avuto nulla da eccepire, per quale motivo devo predisporre di ingessare ulteriori risorse, premesso che quelle risorse in percentuale sono veramente minime rispetto all'accantonamento di oltre 20 milioni del fondo crediti dubbia esigibilità, ritenuto congruo anche dal collegio dei revisori? Quindi lascio ai consiglieri le valutazioni in merito a questa osservazione del consigliere Abbate. Riguardo alle osservazioni meramente correttive rispetto ad errori materiali, io non posso che ringraziare, quindi se il consigliere Abbate dovesse avere la voglia di sollevare qualche altra correzione di tipo materiale, e mi riferisco ai dati delle alienazioni, ma mi riferisco soprattutto, e ve lo proverò per tabulas anche perché avete gli atti a vostra disposizione, rispetto al DUP 2019, dove, e questo però non lo portava in consiglio comunale il disattento assessore Pitta, ma lo portava l'attento assessore Abbate, e dove gli analfabeti erano sempre il 27%. E questo è il dato del DUP, e potrete verificare. Ma detto questo, ben venga se ci siamo accorti di un errore e lo andiamo a correggere, ma di grossi professori in merito ne vedo veramente pochi. Le lampade votive dovrebbe sapere il consigliere Abbate, ed è bene rendere edotto il consiglio comunale, che noi abbiamo una previsione in bilancio di 45.000 euro nettamente inferiore rispetto a quello che entrerà per quelle spettanze al comune di Lucera. E vi spiego il perché. Noi, nella precedente gara relativa alla riscossione delle lampade votive, avevamo in bilancio una previsione di aggi di 45.000 euro rispetto a una previsione di entrata per la ditta che si era aggiudicata l'appalto di circa 150.000 euro. È chiaro che oggi, mio caro Fabrizio, non si può parlare più di aggi essendo scaduta la gara, ma noi, e non glielo andiamo a raccontare, per questo ti dico, l'inezia di quell'accantonamento non può che farmi sorridere. Perché noi su 1.000 poste come quella delle lampade votive abbiamo fatto una valutazione ampiamente prudenziale, e vi spiego ai consiglieri perché. Perché oggi il comune di Lucera non ha un credito nei confronti della ditta pari a 45.000 euro, ma ha un credito nei confronti dei fruitori di quel servizio pari a 150.000 euro, e abbiamo messo in bilancio solo 45, che fanno parte sempre del titolo terzo e che per i motivi di cui sopra vi ho detto che non è necessario l'accantonamento. Ma finché lo dice la tecnico assessore al bilancio Pitta va bene tutto, ma quando poi ce lo afferma e ce lo conferma il Ministero, mi sento di stare
un attimino più tranquillo. Cos'altro avevo appuntato? Rampe votive per quanto riguarda il DUP. Allora, per quanto riguarda invece il codice dei beni culturali, quello che vi dicevo prima rispetto al parere, chiamiamolo così, parere della sovrintendenza rispetto alla vendita di beni sottoposti a vincolo, non è previsto alcun parere della sovrintendenza, ma un diritto di prelazione. Diritto di prelazione che chiaramente può essere attivato solo quando la procedura diviene esecutiva di vendita, perché bisogna stabilire un prezzo preciso. Da quel prezzo preciso che si mette a base d'asta, si chiede alla sovrintendenza se a norma del decreto legislativo 42 sia o meno, abbia o meno la volontà di esercitare il diritto di prelazione. Quindi anche per quella, per quanto sollevato in merito, credo di aver dato risposta. Se ci sono poi ulteriori... L'Arera. Per quanto riguarda, fate bene a ricordare, perché la mia memoria fa cilecca, nonostante la giovane età. Per quanto riguarda l'Arera, volevo dire a tutti il Consiglio Comunale che il PEF non approvato non è in alcun modo riconducibile ad una negligenza o ad una inattività dell'ente, ma la ditta Tecneco sottoposta ad una interdittiva antimafia ha visto il subentro dei commissari all'interno della gestione della Tecneco, e questi commissari si sono resi, tra virgolette, hanno ritardato, si sono resi inadempienti rispetto al piano che dovevano consegnare al comune. Ragion per cui il comune non ha potuto trasmettere all'Ager tutti, diciamo, il piano finanziario comprensivo dei dati che doveva inviare la Tecnico, e si è creato questo problema. Sono stati già sollecitati gli uffici a diffidare la Tecnico e chi di competenza per quanto riguarda eventuali danni prodotti, o diffidarli alla risoluzione di questa problematica. Però alcuna considerazione o doglianza può essere sollevata nei confronti dell'ente comune di Lucera, perché non poteva trasmettere dati che non ha ricevuto, e ci sono le missive che il comune di Lucera ha inviato alla ditta, dove ha più volte richiesto che gli venissero inviati i dati da comunicare all'ente di gestione. Questo è quanto. Presidente? Sì, sì. Grazie a lei. Posso intervenire, Presidente? Prego. Sì, giusto un minuto. Circa il rilievo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità del titolo terzo, mi sembra sia stata chiara la palissiana l'affermazione che ha fatto il dottor Cardascio. È stata una questione di natura amministrativa, la struttura amministrativa ha deciso di non metterla, ma io ho dovuto fare il rilievo. Quindi di conseguenza non è proprio così scontato che non andasse fatto quel fondo crediti di dubbia esigibilità. Se ha necessità di ulteriori chiarimenti. Sì, no, volevo solo puntualizzare questa cosa. Concordo perfettamente con quello che con il rilievo che ha fatto il dottor Cardano. E poi un'altra cosa, voglio ricordare al sindaco, è vero che io ho fatto l'assessore per 6 anni, però in questa fase l'assessore al bilancio è lui. L'assessore al bilancio adesso è lui, i rilievi al ministero li deve rispondere lui, non ero tenuto a rispondere io i rilievi al ministero, perché non eravamo ancora nella fase in cui questa norma, questa cosa andava al Ministero degli Interni. Oggi c'è una supervisione da parte del Ministero degli Interni. E mi concludo, Presidente, circa la cosa che dice il sindaco, vale a dire ad oggi l'anticipazione, non abbiamo avuto bisogno di anticipazione di tesoreria perché abbiamo la cassa inattiva. Ci dicesse il sindaco che i 10 milioni di euro che da bilancio devono andare all'OSL, se sono stati dati all'OSL su un conto corrente separato,
perché mi sembra che quelle somme di cui lui parla di cassa attiva siano somme di competenza dell'OSL, che devono essere girate all'OSL che poi dovrà pagare i debitori. Quindi la cassa oggi è attiva perché non abbiamo ancora dato i soldi all'OSL e quindi non sono ancora stati pagati i fornitori del comune. Grazie. Questa è la verità. Diciamo le cose come stanno. Grazie. Grazie, consigliere Barbe.